Crediamo profondamente nella diffusione della cultura e crediamo che la cultura non deve rimanere qualcosa di elitario, ma deve essere diffuso il più ampiamente possibile. Di conseguenza abbiamo ideato già nello scorso anno una serie di incontri aventi per oggetto le più disparate discipline e abbiamo fatto questa prima serie di incontri presso la sede di Cogoleto Live. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere il presidente del Golf Club di Lerca, Marco Lucchesi, il quale lui stesso mi ha detto che il golf, diciamo, solitamente è visto come un luogo elitario e invece ha interesse che questo luogo possa anche essere conosciuto intanto dalla gente del luogo, ma da chiunque. Di conseguenza abbiamo pensato di fare questi incontri culturali proprio presso la sede del clubhouse del Golf di Lerca. Anche grazie a un contributo del ristorante del golf, grazie al quale abbiamo praticamente associato il discorso delle conferenze, associandole poi a delle cene a tema. Tratteremo di economia comportamentale. L'economia comportamentale si occupa delle ragioni che stanno dietro il comportamento irrazionale delle persone, soprattutto in campo appunto economico e finanziario. Però ultimamente ci sono state delle ricerche che applicano le teorie dell'economia comportamentale alle decisioni personali, ma anche da un punto di vista proprio di decisioni volte a creare una felicità nel futuro di una persona, per cui c'è questo spostamento di teoria dalla teoria dell'economia comportamentale alle scelte personali di una persona, le decisioni rispetto alla carriera, le decisioni rispetto alla vita privata e come ottimizzare le proprie scelte. Anche con qualche piccolo trucco. Con qualche piccolo trucco, sì, in realtà è molto difficile perché proprio a livello neurologico gli umani sono fatti in un determinato modo e quindi è molto difficile accorgersi degli errori che facciamo quando prendiamo una decisione. Siamo convinti di essere nel giusto, siamo convinti di essere in controllo, in realtà non è così e quindi bisogna stare molto, molto attenti e servono sì dei piccoli accorgimenti. Noi crediamo di essere testimoni della realtà che ci circonda e di vederla così com'è. In realtà il cervello opera un'attività di riempimento di dettagli attraverso l'immaginazione. E quindi in realtà quello che noi percepiamo, quello che noi mettiamo in memoria, quello che noi ci aspettiamo dal futuro, è un prodotto di questa sintesi tra realtà e immaginazione. E quindi è molto facile sbagliarsi rispetto alle proprie aspettative.